La verità ci insegna che il divenire dunque non esiste. Però, anche ammesso che esso esista, non esiste quello fattivo, esiste quello disfattivo, ossia che fa rientrare tutto ciò che è in atto in tutto ciò che è in potenza, ossia in Dio. È la onnipotenza di Dio, vero punto di attrazione, che è così forte da riportare in se stesso, in questo suo punto, senza alcuna dimensione, tutto il creato, tutto l'universo. Ebbene, è solo in questa ottica, quella vera, ammesso l'esistenza del divenire, che noi possiamo accettare di accorgerci di avere la visione uguale e contraria a questo divenire, tanto che ci sembra di evolvere verso il futuro, mentre in effetti fino alla morte non stiamo facendo altro che ritornare indietro come un gambero. Di conseguenza, se noi abbiamo l'idea di fare, ci accorgiamo che in effetti non facciamo nulla, ma possiamo fare una roba se prima l'abbiamo disfatta, siamo tornati indietro a prima che fosse fatta per poterla poi fare. Accorti di una roba del genere, veramente ci riconosciamo incapaci di compiere il male e siamo veramente liberati in questa apparenza fattiva in cui una visione maligna della vita ci ha condotto, così come è scritto nella Bibbia, in cui il maligno disse ad Adamo ed Eva che se volevano acquistare l'onnipotenza di Dio dovevano mangiare la mela, ossia dovevano accettare la concretezza di una cosa che, a cui non puoi rinunciare, perché se Dio ti chiedesse la rinuncia a una cosa non ti vorrebbe bene, e invece Dio ti fa rinunciare a tutto. Dio ci sveste di tutto il mondo reale per donarci quello ideale, ci toglie una mela concreta per darcene una ideale e infinitamente riproducibile, condivisibile. Io posso condividere la fotocopia di una mela, producendo un'infinità di fotocopie, ma una mela concreta no, perché si consuma. Il mondo è organizzato proprio così. Quello che è reale, materiale, eccetera, si consuma. Quello che invece è ideale, evolve nell'altro verso, è infinito, immortale ed è sempre a disposizione. Ecco, la verità ci libera, perché anche se seguiteremo a vederci in questa dinamica che ci porta infine perfino a morire, sappiamo che è vero tutto il contrario, che se ci sembra di andare verso un male è proprio in quel momento che il sistema ci sta facendo arretrare da quel male, al momento prima. Ma noi, giunti a quel momento, vediamo che non lo facciamo. Insomma, se il sistema non potesse annullare quello che l'uomo sembra avere fatto, Dio non sarebbe onnipotente, dovrebbe accettare quello che l'uomo ha fatto senza avere la possibilità di annullarlo. E invece Dio ha la possibilità e la capacità di annullare tutto il disegno posto in atto. Lo riporta tutto nel suo puro essere in potenza, ma ce lo fa vedere in un modo maligno, tanto da poter fare esperienza ciascuno di noi della nostra libera volontà, del nostro libero arbitrio di decidere qual è il bene per noi. E noi poi lo avremo, poiché in paradiso ognuno di noi, per poter gustare il paradiso, dovrà aver acquisito prima il suo gusto personale. E questa vita
è proprio questo che sta facendo. Ci dona il gusto personale, anche se ci mostra una vita piena di mali. Ci sta liberando da questo, perché la conquista poi è l'interesse. Ma è un interesse di cui Dio è geloso, perché Dio è ciascuno di noi. È attraverso la nostra vittoria di figli, di tutti i figli, che il Dio Padre ha la sua infinita vittoria unitaria. Perché esiste l'unità del sistema di tutte le possibilità in cui noi figli siamo tutte le possibilità.